Grazie a tutto il Martinico per l'ospitalità, per il gruppo degli sbagliatori dei sette minori storici, a Roberto, a tutti quanti i ragazzi, alla conversazione comunale. Il nostro spettacolo si chiama Come mi suoni con Mare di Ballo, perché al centro ci saranno le danze tradizionali del Lazio. Quindi faremo un viaggio attraverso le danze tradizionali del Lazio, un viaggio geografico, un viaggio del cuore, attraverso anche i ricordi dei vari gruppi e le differenze che ci sono anche tra un comune e l'altro, tra un territorio e l'altro. E allora, oltre al comune di Carpinico Romano, che giustamente ha dato veramente un apporto grandissimo, senza il quale non avremmo potuto realizzare questa manifestazione stasera, ricordiamo anche i comuni di Atrina, di Alatri, di Pescorocchiano, di Castelforte e di Tivoli, che hanno dato anche il loro patrocinio morale. Noi facciamo parte, siamo una famiglia della FIP, della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, anch'io mi associo ai ringraziamenti. Abbinocata della consulta scientifica, gli altri relatori di oggi pomeriggio, Roberto Lorenzetti, Emiliano Lorini, domani ci saranno con noi Emilio Di Fazio, Ambrogio Spadagna, e perché noi siamo tutti quanti iscritti all'albo dei gruppi coreutici della Regione Lazio, per cui la nostra missione è questa, rappresentare, valorizzare, studiare e proprio far conoscere il più possibile in Italia e nel mondo le danze tradizionali del Lazio. Iniziamo subito con il gruppo Matrugna Matrice, un bel applauso per questo gruppo che è storico della Regione Lazio, sono bravissimi, ballano la saltarella, suonano la ciaramella, le danze tradizionali, le musiche tradizionali che accompagnano la sposa, e si sono ricostruiti dopo anche la tragedia del terremoto, insomma, che ha colpito quelle terre di Amatrice, Acuno, Borbona. Un applauso veramente per il coraggio e per la tenacia e la resilienza che hanno dimostrato queste popolazioni che attualmente sono di Rieti ma che una volta erano d'Abruzzo. E quindi forza Matrice, ed ecco il gruppo Matru con la saltarella, con le suonate della ciaramella che accompagnano la sposa, e poi alla fine ci sarà anche un ballo gioco, il ballo della sedia, dove siete invitati a partecipare. Buonasera e buon divertimento a tutti. Thank you.
Allora, adesso avete ascoltato la saltarella con l'organetto, ho chiesto il ballo. Adesso Alessio ci suona, c'è una tradizione che si fa quando c'è un matrimonio, quando non riesce a. Allora, cioè, si inizia con i poeti, ma stasera purtroppo non ce l'abbiamo, si fa la serenata. Poi c'è un ballo, una suonata che si chiama piagnipezza o piagnereccia, secondo le zone dove il dialetto nostro la chiamano. E sarebbe un ballo, un suono, una musica, che diciamo che dice che la ragazza va via da casa del padre e della madre e va a sposa. È una musica un po' triste, perché questa ragazza va via da casa paterna e va a casa dello sposo. Poi successivamente si usa, quando la ragazza la mattina va all'altare, si chiama, mentre questa ragazza scendono dalla casa, vanno in chiesa, si chiama la camminareccia, quindi è il seguito dopo della piagnipezza. Si entra in chiesa e dopo la cerimonia c'è il ballo finale, che è la classica saltarella ma suonata con queste qui, diciamo, meglio, una zampogna tipica della zona nostra. Ok, grazie. Andrea,
Saltarella, non il saltarella. È un ballo che dura 40 secondi, 35, 50 al massimo, perché è fatto in un ritmo talmente veloce che non è che si riesce a fare. Quando ero giovane facevo 4-5, ho detto prima, adesso ne faccio mezzo. Allora, se avete visto, questo ballo si balla una coppia alla volta. Perché? Perché il suonatore segue la musica, cioè suonando il suo brano fa saltarello, secondo passo quello per il saltarello è questo qua, il secondo passo si chiama spunticchio, spuntapiede, e poi c'è il giro finale. Il suonatore segue una coppia, quindi se ballano 2, 3, 4 coppie, che succede? O tutti sono vanno insieme nello stesso passo, se no succede un casino, il suonatore non può seguire uno o l'altro, quindi la musica segue un ballerino, una coppia di ballerini. Quindi però questo ballo dura, da noi dura ore, perché tutta la piazza, come vedo qui, ballano tutti. Che succede? Se tutti fanno un giro ci vuole un'ora, quindi tutti ballano, tutti quanti, succede che si alternano le coppie e questo ballo dura una serata intera, addirittura prima, anche di più. Ok, adesso io vorrei invitare qualche dama, anche dei gruppi che stanno qui sotto, perché c'è un ballo che secondo me si chiama il ballo della sedia. Funziona così: una sedia da una parte, se ci cade anche una sedia, se sale qualche coppia di ballerine e ballerini di altri gruppi, se vogliono salire. Pino, vuoi salire anche te con Tiziana? Dai, Armando con Laura non vengo perché no, se vergogna, ok, va bene, no, anche voi, una coppia vostra, dai, così facciamo 4-5 coppie. Come funziona questo ballo? È un ballo gioco, un scherzo, che succede? Chi lo dà una sedia sulla sedia? Il capo del ballo, che organizza il ballo, che dirige il ballo, porta un cavaliere a questa dama. Se il cavaliere piace alla dama, ci balla, se non piace si gira, non ci può ballare, quindi verrà portato un altro cavaliere, finché non, le coppie non riempiono la, diciamo, il parco in questo caso. Bene, questo ballo si balla con una marcettina, come si chiama, che si fa un passo che prima lo chiama il passetto, un passo molto simpatico, carino. Ok? Adesso iniziamo. Me la sparo, ma tu non sai the
Allora, è simpatico perché la donna già si capisce qual è il cavaliere che gli piace o no, quindi era un ballo che funzionava proprio per quel motivo lì, per far capire il cavaliere che piaceva a quella dama. Ok, adesso facciamo l'ultima saltarella, facciamo una saltarella a 4 e chiudiamo il nostro spettacolo, grazie.
Un bel applauso alla Matrice, veramente bravissimi. E adesso loro per venire da Matrice sono 2 ore e mezza di viaggio e adesso hanno ballato sul palco, ma adesso tornano a casa e vanno a fare una serenata alla sposa. Ed è questo il bello della tradizione, che non si fa solamente sul palco, ma si fa nelle case, nella realtà, nella vita di tutti i giorni, si entra nelle vite delle famiglie e si festeggia con la tradizione, con la saltarella e con le suonate di Ciaramella. E quindi questa è molto importante e sono queste cose che mantengono noi la tradizione. Quindi ancora un bel applauso a loro e per i buoni venti. Adesso un saluto da parte del Presidente della Nazionale della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, Benito Lipoli, e salutiamo anche l'assessore, il nostro amico Michele Castrini del Molise, che è anche è qui presente, e invito Benito a salire. Allora, abbiamo visto Matrice che dove la tradizione è viva, dove appunto adesso torneranno e andranno a suonare dentro le case. Il gruppo di Nenni dei Castelli Romani questa sera invece offre un repertorio diverso. Abbiamo lavorato e diciamo appunto a Matrice si chiamava Saltarella, a Roma nei Castelli Romani questo ballo si chiamava Saltarello, c'è una ricchissima iconografia che rappresenta il Saltarello di Roma, però non c'è molta documentazione. Questa sera il gruppo di Nenni ci offrirà 2 pezzi in particolare, dove riprende il primo una descrizione del, che Ivo diciamo, ha cercato di ricostruire, coreografo del gruppo, ha cercato di ricostruire di Giovanni Battista Peresio, tratta da Il Maggio Romanesco e Il Palio Riconquistato, dove si descrive un saltarello a 2 coppie. Al suono di chitarra, in realtà il saltarello a Roma si suonava col calascione, che è uno strumento antico, e quindi verrà. Faremo questa prova di faranno questa prova di ballare il saltarello al suono di chitarra e poi seguirà un altro saltarello al ritmo sempre di zampogna e sono entrambi diciamo dei pezzi che ha trascritto da un punto di vista musicale Giorgio Nataletti e quindi il gruppo di Nenni per questa sera di eccezionale offrirà queste musiche tratte dagli archivi, dove, grazie alla documentazione che è stata raccolta, e le ripescate e le offre per la prima volta questa sera. E chiuderà invece con una coreografia, perché un viaggio nelle danze tradizionali del Lazio significa anche raccontare da una parte la tradizione autentica, da una parte la storia stessa dei gruppi che hanno dato vita in questi ultimi decenni al folklore della nostra regione. E quindi ci sarà il saltarello di Nenni, fotografato da Ivo 30 anni fa, quando lo esibirono per la prima volta in Francia durante un viaggio fatto dal gruppo Urembombo. E quindi ecco a voi Urembombo di Nenni. Come ha spiegato perfettamente Luciano, quindi ci accingiamo a presentare questi 2 saltarelli ballati ed uno soltanto musicale. Ovviamente non abbiamo la velocità e la tecnicità del gruppo che ci ha preceduto perché noi non ha una tradizione di ballo, quindi come ha detto Luciano abbiamo cercato negli archivi cosa potrebbe esserci utile e infatti abbiamo trovato un saltarello datato 1688 e speriamo oggi lo facciamo per la prima volta e speriamo di poterlo replicare in futuro. Un aspetto. Grazie signora,
parte di... E vado a parlare un mese, noi da quando ero nel gruppo che lo parliamo, è stato uno dei primi saltarelli che abbiamo fotografato. Come ripeto, Nemi non ha una tradizione di ballo, una tradizione coreutica, quindi ci siamo accontentati di mettere in ballo le emozioni che abbiamo sentito sentendo la musica. Thank you.
ecco. Benestanti romani che andavano ai castelli per divertirsi, per fare un po' di baldoria, però prima passavano al santuario della Madonna del Divino Amore e poi infatti tutte le scioccaglie che le porta è per dimostrare appunto la sua stranazione. E venivano poi ai castelli romani per fare baldoria, per festeggiare eccetera, e si incontravano con i mozzatori, che è un'altra figura dei castelli romani, però i mozzatori erano particolarmente in vista a ottobre durante la vendemmia, e gli eminenti invece a primavera per l'inizio di Madonna. Le madonnare del Dignamore, oppure i castellerini, oppure le minerenti, oppure i rilloccati, erano i signoroni che andavano poi, dopo aver pregato la Madonna, andavano ai castelli a festeggiare, non vi dico l'altro mezzogiorno, perché un po' mi sento male, che dirlo. Le piscioni, i pisciolini nei portoni delle case, la tradizione. Grazie a tutti, buonasera, buon proseguimento. Grazie al gruppo Gemelli, perché anche loro, come gli altri gruppi, siamo in ripresa dopo la pandemia, ripartire non è facile, ci vuole molto impegno per rianimare il gruppo, e quindi però penso che ci stanno riuscendo, e un grande applauso. Per quanto riguarda gli eminenti, possiamo dire che appunto oggi abbiamo parlato in una tavola rotonda all'auditorium Leone XIII della ricerca, abbiamo cercato, ed esiste un video degli eminenti di Trastevere che andavano a ballare ad Albano, però la RAI ci ha detto che è un video molto deteriorato e che non era possibile duplicarlo. Se Dio vuole, cercheremo di investire anche in questo senso per vedere come ballavano gli eminenti. Se poi chissà che qualche eminente la stiamo cercando, a Trastevere ancora è viva, e vediamo di trovarla e di ballare con lei. E quindi viva Roma e viva Castelli Romani e Saltarello Romano. Adesso noi proviamo a fare un'altra cosa, a fare un viaggio nel come viene raccontato il ballo, le occasioni di ballo nel canto popolare. E per farlo abbiamo da qualche anno iniziato una collaborazione con Gabriella Aiello, che invito a salire sul palco, che è una cantante, una ricercatrice di canto di tradizione orale e un'allieva di Giovanna Marini, che è una maestra indiscussa in questo settore. E quindi ecco un saluto da parte di Gabriella. Buonasera. Quello che ascolteremo adesso è un lavoro cominciato grazie alla testardaggine di Luciano, testardaggine in senso buono. Nel senso che si è messo lì a cercare di vedere quali potevano essere i canti del Cicolano. Quindi mi ha cercata e mi ha detto: mi aiuti? Certo, come? È una cosa bellissima. E quindi abbiamo chiesto a una serie di signori di questo piano
di dare voce ai loro canti e ai canti della loro terra, della valle del Cicolano. E questa sera ne abbiamo scelti tre perché parlano proprio del ballo. E sono tre canti epico-narrativi. I primi due sono stati raccolti a Piaggio, intorno agli anni 70-80 oramai. E mentre Su Ballate è un canto noto non solo nella valle del Cicolano, in realtà è un canto noto anche al nord. È leggermente diverso, la melodia è simile, la storia è la stessa, è leggermente diverso sulla poetica, ma è un canto che probabilmente è arrivato grazie alla guerra, con gli spostamenti che ci sono stati. Quindi chiamo la signora Sandra Soltanto. Sì, grazie Gabriella, appunto il primo canto è Susanna non il ballo, il secondo Angiolina, e sono stati cantati da un signore anziano di Pietro Fattore, si chiamava, di Piaggio Pietro della Salto, e sono attualmente conservati nella discoteca di Stato a Roma. E raccontano due storie diverse. La prima, Susanna non il ballo, è la storia di una ragazza che va a ballare e viene picchiata dal fratello. Il secondo, invece, Angiolina, è la storia di una ragazza che va a ballare e purtroppo muore nel ballo, e quindi è una storia d'amore in questo senso. Il terzo, Su Cantate, che da noi si canta ed è conosciuto anche come Canto dei Campini, è una canzone che si può dire anche contro la guerra, perché alla fine è la storia di un disertore, e quindi la dedichiamo in chiave, diciamo, per quello che sta succedendo insomma in Russia, in Ucraina, e quindi la dedichiamo a tutti coloro che stanno soffrendo per la guerra e anche ai nostri alpini che stanno lì in Lituania. Thank you.
tono.
Del Cipolano, quando dovremo liberare tutte le scene più davanti per fare largo appunto la Fantasma, che era costruita, adesso l'hanno presa, però per prenderla bisogna pagare, quindi. E adesso prego i fonici di liberare il palco e invito invece le tamburellare di Bortine a prepararsi. Le tamburellare di Bortine di Chimoli. Allora abbiamo visto, abbiamo ascoltato il saltarello con la chitarra, con la ciaramella, con la zampogna, e adesso invece ascolteremo e vedremo il saltarello suonato e ballato con al ritmo di tamburello, come in tradizione di Tivoli, come alcune delle signore hanno imparato fin da piccole a ballare il saltarello con al ritmo di tamburello. E nella locandina che è circolata sui social e che abbiamo diciamo adottato come la fotografia immagine del nostro evento, è appunto una delle signore delle tamburellare che balla il saltarello in una casa nel 1976, e questa sera ha questo il palco qui con noi a distanza di quasi 50 anni. E quindi ecco le tamburellare di Tivoli che sono in attività da circa 20 anni e che continuano appunto anche ad allietare tutte le occasioni di festa della regione di Bortina con il tamburello. Ecco Mima, che appunto che viene la foto, che aveva questa foto nel cassetto e che suonerà con questo tamburello che ha circa 80 anni. Se tu vuoi raccontare pure qualcosa di tuo padre, come ti ha insegnato a suonare il tamburello, intanto che le altre si dispongono, prego. Mio padre suonava tutte le sere quando era carnevale, vicino al tamburetto, si sedeva e suonava e cantava. E aveva anche una bella voce, quindi cantava gli stornelli. A Tivoli si cantavano gli stornelli a dispetto. E quindi io ho imparato da lui, perché stavo sempre facendo un bello. Un bel applauso a Mimma che ha 81 anni, che oggi è venuta da Tivoli in prima 82.
perché oggi è venuto più da vivo da Cartolino Romano. E quindi ecco a voi le campurellare di Burtini e il saltarello con il tamburello. Non si sente! Mettete un microfono! Thank you.
saltarello così, ma loro veramente fino agli anni 60-70 si ballava il saltarello in questo modo a Tivoli e nella zona di Tivoli. E quindi grazie ancora a tutti quanti voi, e un saluto, e poi torneremo a casa insieme con la vostra bella tradizione. Allora, adesso c'è un gruppo padrone di casa che è la Compagnia Popolaria con Roberto Cacciotti, che tutti quanti voi conoscete, che è un gruppo di musica popolare che interpreta anche, diciamo, delle canzoni del Lazio in questa chiave. Possiamo dire c'è un... Adesso siamo usciti dalla pandemia e c'è stato un periodo della pandemia, nel primo lockdown, quello più difficile, più duro, dove eravamo tutti quanti dentro le case. In quel periodo Roberto tutte le sere, verso all'infinita si dice da noi, eseguiva un pezzo da solo sul balcone di casa con la fisarmonica e poi lo postava sui social e tutti i gruppi del Lazio lo condividevano, ed è stato un modo per farci compagnia in quel periodo così difficile, e lo ringraziamo anche per questo e per tutte le suonate che ha fatto in quel periodo. E quindi Roberto, se vieni, ti ringraziamo, perché è una persona eccezionale, perché in questi giorni siamo sempre stati a contatto da qualche, in quest'ultimo periodo, per organizzare queste due serate e in cui appunto ripartiamo. Però lo ricordiamo appunto in quel periodo del primo lockdown, in cui tutte le sere Roberto ci faceva sentire una canzone dei social e appunto ci facevamo curare in vicenda. Grazie Roberto anche di questo, e grazie a Carpinetto Romano e alla Compagnia Popolaria. Thank you.
suonatori in delle registrazioni qualche cinquantina di anni fa, una ballatella in prima. Restaurato, diciamo, l'archivio del comune, e parla del più famigerato brigante di questa zona, perché la zona dei Monti Lepini era una zona di confine, era quasi a pochi chilometri dal confine con la Masena, con Valle Corsa, con la regno del Sicilia, del regno di Napoli, e i briganti facevano la spola appunto nella regno del Borbone, con il regno continente, usato con tutti, a seconda di se le leggi erano più favorevoli nell'uno o nell'altro stato. Il più famigerato brigante di queste zone si chiamava Domenico Regno, detto 19, era originario di Campinedo, e poi per i genitori erano vaccari, avevano un greggio di tutti, si trasferì a Campo Rosino, che è una piana che sta dietro questa montagna, la montagna del Capreo, che è un po' in località di Bassiano. Questo brigante fu chiamato 19 perché tra le varie sue nefandezze tagliò il dito al cardinale Colini, che era un potentissimo cardinale della curia di Frosinone dell'epoca, e appunto 19 perché le dita di quel cardinale non erano più 20 ma erano appunto 19. E fu ucciso nel 1821 quando, dopo essere stato arrestato, cercò di fuggire e la milizia pontificia lo ammazzò. Questa storia riguarda appunto gli archivi di Comune Padova, che quando fu data l'amnistia in seguito al ritorno del Papa a Roma, i nobili di Carpinieri, i pecci, gli antenati del Papa Leone XIII, lo accolsero quasi come un personaggio illustre, e addirittura lo misero a guardia della statua di Sant'Agostino, il patrono di Carpinieri, durante appunto la sua processione. Tarantella del Presidente. No, grazie.
questa nuova tocca bella, questa nuova tarantella, mira buona tocca nuova, casa vecchia fatta un po', questo è il paticone, meglio non poprire, come se ne vedeva con il vero, questa è tutta bella, questi fatti che io guardo, la questo posto regolare, io mi chiedo tutta la parte, ora metto per capire, caro per capire, loro mi la cappalare, la torre della puto ragazzo, la mia cappalla, la mia cappalla, la mia cappalla, pure che ero trovato, io fantastica.
I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Thank you.